Ciao a tutti e bentornati su MTV. Febbraio è appena finito, il che vuol dire che siamo sempre più vicini alla primavera e di conseguenza sempre più vicini all'estate, alle vacanze, quindi vai così. E visto che questo mese è appena finito, è giunto il momento di parlarvi dei miei preferiti del mese di febbraio. Febbraio è stato un mese molto speciale, principalmente perché è il mese del mio compleanno, di San Valentino. In generale è un bel mese, ricco di eventi. Cominciamo con le categorie. Per quanto riguarda il trucco, il mio preferito è stato questo foundation stick di Bobbi Brown. In realtà sarebbe un fondotinta in stick, solo che come potete vedere questo non è affatto il colore della mia pelle. Infatti non lo uso come fondotinta, ma diciamo al posto del bronzer come prodotto per fare contouring in crema. Il risultato finale, se si sa come sfumarlo, per usarlo sotto gli zigomi e sulle tempie per scolpire il viso, è molto più naturale che usare l'equivalente in polvere, quindi mi trovo molto bene con questa tecnica e lo uso continuamente. Questo qui è il colore 5 Honey. Per quanto riguarda i vestiti, il mio preferito è proprio questa maglietta che mi piace molto, tanto perché ha un crop top e quindi adoro indossarla principalmente con dei jeans a vita alta. L'adoro perché il materiale è molto leggero, la scritta "But first coffee" la condivido al 100%, è molto casual, molto comoda e allo stesso tempo appunto simpatica. Per quanto riguarda il cibo, i miei preferiti sono questi waffle, che sono buonissimi per fare colazione, sono fantastici. Sicuramente non sono la cosa più sana del mondo, però si mettono un attimo nel tostapane, quindi si preparano in un attimo e di solito ci metto sopra o un po' di miele o del caramello, ma ci si può mettere anche, non lo so, Nutella, marmellata, qualsiasi cosa. Sono buonissimi, sono davvero la mia droga e credo che le mangerò per il resto della mia vita. Davvero, ve li consiglio tantissimo. Tra i preferiti della categoria random c'è questa collanina, che è una collanina di Tiffany. Non ho mai avuto una collanina di Tiffany, mai pensavo che l'avrei avuta. È il regalo dei miei genitori per il mio 18° compleanno e la adoro assolutamente, mi piace tantissimo. L'ho sempre vista, ma più come un desiderio irrealizzabile, tipo che belle che sono le Ferrari, cioè nel senso, questo ciondolo mi è sempre piaciuto tantissimo. E quindi davvero non ci posso credere che finalmente è mio, lo adoro e ringrazio mille volte i miei genitori. E lo terrò per il resto della mia vita. Il fatto che sia collegato al mio 18° compleanno e ai miei genitori lo rende un ricordo davvero molto speciale. Per quanto riguarda la musica, i miei preferiti del mese sono due canzoni. La prima è New Americana di Halsey, mi piace un sacco, quindi quelle canzoni che mi caricano molto, mi piace tantissimo, la sto ascoltando continuamente. E la seconda canzone preferita del mese è Pillow Talk di Zayn Malik, che è l'ex membro di One Direction. Beh, i One Direction li ho sempre seguiti e da poco è uscito questo singolo di Zayn, non sapevo se mi sarebbe piaciuto o no, e invece devo ammettere che la canzone mi piace tantissimo, la sto ascoltando in continuazione. Ed eccoci giunti all'ultima categoria, che è quella dei momenti preferiti del mese. Come ho detto, questo mese è stato un mese molto speciale e appunto principalmente il mio momento preferito del mese è uno, però non solo in realtà. Cominciamo con l'ordine. Innanzitutto c'è stato il compleanno di mia mamma l'8 febbraio e quindi appunto quella è stata una cosa speciale in sé. Poi il 13 febbraio c'è stato il mio compleanno e ho compiuto 18 anni, come si può vedere dai palloncini residui dalla festa. Ed è stato speciale non solo perché è stato il mio compleanno, che è sempre speciale ovviamente, neanche soltanto perché è stato il mio 18° e quindi è un numero diciamo importante, ma proprio per come è stato il compleanno, perché l'intera giornata è stata meravigliosa. Il mio ragazzo ha dormito a casa mia, quindi gli ho passato insieme il momento della mezzanotte. La mattina dopo abbiamo fatto colazione insieme, poi sono andata a scuola, sono stata accolta da tutti i miei compagni e le mie migliori amiche che mi sono corse incontro e mi hanno abbracciato. Ero già emozionata così. Le mie migliori amiche e i miei migliori amici avevano organizzato una sorpresa davvero davvero speciale per l'occasione e quindi la giornata è stata magica. Le mie migliori amiche avevano realizzato dei bigliettini che hanno scandito la mia giornata, diciamo, mi hanno dato questo sacchettino con i bigliettini e una di loro a un certo punto mi mandava un messaggio dicendogli di aprire il numero relativo al bigliettino. Aprivo
e mi dava l'indicazione su cosa dovevo fare, e quindi è stata una specie di avventura, una specie di caccia al tesoro, diciamo, tutto il giorno, ed è stato bellissimo. Sono andata prima a fare shopping con mia cugina al centro commerciale e poi mi hanno spedito a casa di mia cugina, mi hanno detto di prepararmi, mi hanno fatto aprire una busta che era un loro regalo ed era un vestito meraviglioso che mi ha fatto sentire letteralmente principessa per un giorno. Bellissimo, ed è stato troppo fantastico. Poi sono andata a cena col mio ragazzo e poi sono stata scordata a casa mia, dove avevano organizzato una festa sorpresa e tutto, senza che sospettassi niente, ed è stato veramente veramente magico. È stata una giornata indescrivibile, davvero troppo magica, veramente non potrei esserne più grata alle mie amiche per aver organizzato una festa così speciale e indimenticabile. Sono sicura che per il resto della mia vita me la ricorderò, e mi sono davvero sentita coccolata e viziata e fortunata ad avere delle amiche così speciali. E se vi interessa vedere un po' meglio come si è svolta la giornata, trovate il link qui sotto al mio secondo canale, perché lì c'è un vlog intero dedicato alla giornata. Il terzo momento preferito del mese è stato il ballo scolastico, che è stata un'occasione speciale perché è stato non un semplice evento, diciamo, in discoteca, una festa, ma è stata, diciamo, un'occasione per vestirsi un po' più eleganti. Io indossavo sempre quel vestito che mi hanno regalato, perché me l'avevano regalato anche per questa occasione. Mi sono sentita principessa ancora una volta, e Lele, che è il mio ragazzo, anche lui indossava camicia, giacca, papillon, insomma, è tutto... È sempre speciale vestirsi un po' eleganti per una serata, è sempre divertente. Un altro preferito di questo mese ovviamente è stato che ho raggiunto i 10.000 iscritti, e adesso siamo addirittura in più di 30.000 in realtà. Il 25 febbraio ho raggiunto i 10.000 iscritti e è assolutamente incredibile. Io vi ringrazio, non ho parole per ringraziarvi, è stato così speciale per me, era un traguardo che mai avrei pensato di raggiungere. Adesso non mi dilungherò, però ve ne sono davvero grata dal profondo del mio piccolo cuoricino, quindi grazie, grazie e ancora grazie di tutto quello che fate per me. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e quali sono stati i vostri preferiti del mese di febbraio. Spero che avrete un fantastico mese di marzo e spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata, e ciao al prossimo video!